Il teatro del gusto continua, siamo qui proprio in mezzo alle bufale, alla nostra destra abbiamo quelle che hanno già partorito, quindi il latte è pronto a essere munto per fare le mozzarelle strepitose, invece alla nostra sinistra abbiamo quelle che comunque sono ancora in gravidanza, non hanno partorito, quindi il latte non viene utilizzato, quindi stanno preparando la loro nascita dei bufale piccole, quindi qui è dove le bufale fanno il loro latte, hanno appena partorito le mozzarelle e il loro latte è buonissimo. Il Teatro del Gusto, Parco Nazionale del Cilento, andiamo avanti, andiamo alla ricerca di altri prodotti. Sentite, non siamo in un teatro o in un'opera, siamo comunque sempre nell'azienda, abbiamo visto le bufale prima, siamo nella sala mungitura, la musica classica le accompagna dolcemente alla mungitura, il latte che poi deriveranno queste preziose, gustosissime mozzarelle. Quindi vedete, pulizia, musica, no stress, la mozzarella, l'unica, Parco del Cilento, Teatro del Gusto, qui. Sentite. Noi abbiamo qua la bufala, l'indice delle bufale. In questo momento noi stiamo mungendo 126 animali, 126 bufale. Ok. E ogni bufala ha un numero di riconoscimento. E questa qua, la prima, era 146. Mm-hmm. Ha partorito da 91 giorni. Mm-hmm. Ha una media lattazione nell'ultima settimana di 16 litri 2. Mm-hmm. Oggi ha prodotto 15 litri 2, questa mattina 8 e 6, ieri sera 6 e 9, ha un calo di produzione sulla media dell'ultima settimana del 6%, il suo picco massimo è stato di 19 litri 6, ha una media nei 91 giorni di 17 litri 6, fa parte del primo gruppo, è alla sua terza lattazione, ha prodotto in questi 91 giorni 1600 litri fino a oggi. Nella lattazione precedente, perché abbiamo detto che questa è la sua terza lattazione, nella sua seconda lattazione, cioè quella precedente, ha prodotto 3.288 litri. Questa è già una campionessa. Questo è uno slogan che ci è piaciuto molto perché potesse far capire che questa è un'azienda che ha anche bufali e tiene molto ai bufali, che è un animale veramente tipico della nostra terra, e questo è anche il motivo per cui l'abbiamo impresso sulla nostra etichetta. Ma un giorno è veramente successa una cosa strana, durante le visite mediche che regolarmente facciamo in azienda, un bufalo, non un toro grande, ma un bel torello, è scappato. Scappa di qua, scappa di là, scappa di là, gli corrono dietro, non sanno che per farlo venire di qua bisogna fare il giro, gli corrono dietro, quello scappava sempre avanti, è andato a finire dentro le vigne. Ah. A un certo punto si è infilato dentro le vigne e anche noi ci siamo dovuti infilare dentro i filari, no? A un certo punto uno si è infilato e ha detto, bah, me lo sono visto di fronte, una paura, e da qua poi è uscito fuori questa cosa, ho visto un bufalo tra le vigne, ho bevuto vino. Dalle stalle all'interno di una vigna, la vigna dove, se vedete alle mie spalle, c'è pure il mare, quindi è straordinaria, esposizione a pieno sud, quindi ci stavano spiegando pali di castagno rigorosamente del Cilento decorticati per eliminare i tarli che possono rovinare il palo, quindi longevità sul palo, tutto naturale.
naturale, biologico, la prima vigna assorbirebbe il palo dove è stato trattato con dello zolfo e del catrame, quindi evita di trasmettere al resto delle vigne. Quindi siamo in una pendenza incredibile. Saremo pronti fra un po' di mesi per la vendemmia, probabilmente ci torneremo. Credo che questo sia il Pian di Spiro, il primo, non toccarlo, è grandioso così. Salute, sarà fatto, agli ordini. Grazie.